Eccoci qui, sarà in ritardo di 15 minuti per evitare intrusioni sgradite nella partita. 4 pietre di vantaggio per il nostro avversario e si parte. Approcciamo l'angolo. Lui ha già il controllo dei quattro angoli con queste pietre di vantaggio, quindi sarà parecchio difficile riuscire a combinare qualcosa. Ora io immagino di dover entrare in angolo qui. Penso questa sia la scelta corretta. L'attachment sotto. Forse l'attachment sotto è meglio. L'attachment sotto. Questa. Ok, io direi di estendere. Così andiamo a farci tutto questo territorio sul lato. L'angolo ce lo siamo più o meno diviso. Allora, qua è tutto invadibile. Farsi questo buoio gigante e se io invece approcciassi di qui andando a togliergli il lato Alla fine io qua posso invadere, no? Posso fare anche questo in realtà forse. E dopo il kick. Dura, dura, dura. Sicuramente non voglio fargli fare questa cosa qua. Se invadere subito, provare ad attaccare questo gruppo anche. Ma non muore e diventa un problema. Possiamo provare ad approcciare quest'angolo. Il problema è che se lui gioca questa parte è tutta sua. Cazzo, non ho mai giocato con uno svantaggio. È difficilissimo. Ragioniamo. E che ho paura del kick se approccio qui. Mi fa tanta paura il kick. Posso fare un gigamoio qui, approcciando. Non è una brutta idea. Dopo potrei fare addirittura Sansan. Facciamo sta roba. Questa voglio catturarla. Secondo me così per lui è veramente dura salvarsi. Mi gioco questa.
1, 2, 3 libertà, 1, 2, 3 libertà. Vinco io con la libertà, no? Ok, e qui ci prendiamo il lato. Oddio la chat, non sono entrato nella chat. Ho il telefono scarico. Facciamo un messaggio ignari. Tra poco comincia la live con delay della mia partita. Dico. Ok, ora il lato è nostro. Tutto sto lato. Dovremmo spingere ancora per togliere tutta questa parte, probabilmente sì. Anche perché se riesco nell'impresa, poi questo gruppo diventa debole. Qua c'è una scala. Qua c'è una scala vinta, no? Esatto, questa è una scala vinta. No, però, non è vero. Perché mi mette in Atari. Ok. Però, lui si allunga, io esco. Allora. Invece andare verso l'angolo in questo modo, oppure giocare qui in mezzo addirittura. No, giocare in mezzo no. Se io faccio R4, dopo questa io posso entrare in angolo, no? Non è brutto questo attachment sotto. Anche davvero non riesco a sfruttare sta roba. Secondo me questo taglio è forte. È forte comunque, capito? Ok, facciamo così. Tagliamo. Se lui allunga, non usciamo. Oppure potremmo anche continuare. Tipo Atari esce. Io gli gioco in testa. Ok, e
Aspettate che vado a prendere il telefono di mia moglie, che altrimenti non ho la chat. Ok, ci sono ora. Uscire di qui o continuare di qua? Ora, se io continuo di qui, poi la scala è buona. Di qui. Ora lui deve aggiungere una mossa qui. Io rinforzo il mio territorio. Se non aggiunge la mossa, c'è la scala e catturo. Infatti la live non è ancora cominciata, però posso già entrare nella chat. È stato un po' azzardato quel taglio. Vediamo. Perfetto. Ora in realtà... No, sì, devo far questa. Debbo farla, però quel gruppo qui adesso bisogna attaccarlo. Attaccarlo assolutamente. Ok, secondo me se io gioco qualcosa tipo così, per te è un disastro. E come ne esci? Aspetta, posso separare da quello lì prima di tutto con un salto. E che qua diventa un problema tutto questo territorio, no? Allora direi che forse prima invadiamo. Prima invadiamo di qua. Andiamo a rompere lì le scatole qui tutto sopra, che direi che è una bella priorità, anche se questa è un'invasione possibile. Anche questa è un'invasione possibile. È andato un po' lungo. Il problema è che mentre io esco lui rinforza queste, quindi direi che la priorità adesso dovrebbe essere invadere qui. Ma in realtà c'è ancora il Sansan. E dopo c'è... Boh. C'è in questo? Facciamo questo approccio strano. Con questo. C'è in questo. Se lo attaccheremo in seguito.
Se mi fa kick, vado di qua, creo una base e poi esco. Questa è sente, deve fare K17 secondo Ok, mi fa kick, io entro, vado di qua. C'è poca luce. Non prendo la luce. Va bene. Ora io qua ho una base e gli posso togliere tutto il territorio qui, che è un'idea. Andare a prendere l'angolo prima. Secondo me io sopravvivo qua. Perché se anche chiude questo territorio, beh, io esco, in qualche modo esco. Quindi forse prima vado a togliergli l'angolo. Sì, facciamo questa. Andiamo a togliergli più angolo possibile. Se faccio la scaletta e lui mi dà la tari, io connetto, mi dà l'altra tari in seconda linea. E non va bene. Però aspetta. E se io attaccassi quella roba qua, tipo Q5, mi dà Atari. È un doppio Atari. No, no, no. Fa così. Adesso posso fare Q5, penso. Se io faccio Q5, minchia, Q5 è forte, perché lui può anche darmi Atari, è vero. E gli do Atari qua, lui mangia, ok, e perdo queste due pietre, ma cazzarola, mangio queste. E vado in centro. Zio Pino, non so quanto ne vale la pena, ma secondo me è forte. Poi divido tutto. E proviamo a fare sta roba. E se perdo, perdo, chi se ne frega.
Pararai papà, va bene, quelle le avevo messe in conto. Ora Atari. C'è ancora la musica? Oh, non c'è più la musica. Play. Ma non so se, non so quanto sia assente in realtà. Lui mangia, ok. Ma non mi sembra un gigantesco problema in realtà. Adesso minaccerei qualcosa qui, tipo di andare a attaccare questo gruppo. Ma non starei lì tanto a farmi notte su quel gruppo lì, tanto è vivo. Cioè lui prende questa pietra e poi esattamente cosa può fare? Questa mi serve le due pietre, non so. Non voglio giocare così safe. Vado di qua. Vado ad attaccare tutta sta cosa. E poi invaderò l'altro lato. Grazie Michael Z. Posso rispondere? Caro no go, posto. Posso rispondere alla chat scrivendo. Ok, questo non è un problema. Siamo il triangolo vuoto? Boh, non è che voglio tanto difendere qua. Cioè posso invadere qui tra l'altro. Che mi sembra parecchio forte. Invado qui. Ok, allora connetto. Sta fuori connetto, tanto io qua ho tanta influenza verso il centro. Queste pietre le do per morte.
Dovrei riuscire a ucciderla. Ok, qui potrei giocare in testa. Per cercare di uscire. Tanto lui qua non fa territorio. Ok. Oppure potrei invadere ancora. Un'altra possibilità. Ecco qua. Se mi protegge l'angolo, vengo di qua. Non male, non male. Non mele. Alternative. Alternativa a giocare in testa, vuoi invadere Sansan? Incredibile, Sansan. Mosse grandi. Anche qui bisogna togliere territorio, eh. Bisogna togliere territorio un po' ovunque. Ma sì, io gioco in testa. Ok, questa scala non ce l'ha. Va a finire sul bianco. Io taglio, cazzo mi frega. Taglio e chi si è visto si è visto. Oppure mi dà Atari, vado di qua, connetterò. Questo? Oppure faccio questa prima. Faccio questa prima. Difficult, difficult. Difficult, non so se questo taglio è buono, quello è il problema grosso. Però se faccio così e lui non vuole, e lui aggiunge questa mossa, ok, io posso fare questa. Perché posso scommettere, oppure gioco subito in testa, che è un'alternativa. In testa e poi attacco il gruppo. Ok. Qualcosa del genere, insomma. Secondo me non siamo messi male ora. C'è ancora il problema degli altri angoli. Allora, questo gliel'ho stretto molto. Sono preso lato, lato. Quest'angolo è suo, ma ho ha usato stratante pietre. Questo glielo stringo e qua farò un Sansan, immagino. Dopo aver invaso da qualche parte, faccio un Sansan e ne ho biglio. Mi tolgo punti, questa è l'idea. Grazie.
C'è ancora la musica? Ok. Ora se io attacco qua. Giocare questa prima. Oppure cercare di tagliare tutto. Tutto quel gruppo qui, cazzo, devo riuscire a tagliarlo però, così lo taglio. Ascolta, proviamoci, tanto cosa abbiamo da perdere? La partita e basta. Interessante. Disconnetto di qui, io disconnetto di là. Ok, l'importante è non farlo mangiare. Ora in qualche modo riuscirò a catturare queste pietre, immagino. Così meglio ancora, direi. Ok, questa scala non ce l'ho. Connetto.
immagino di dover connettere qui. Se faccio questa. Si connetto con calma, ho preso tutto il lato. Adesso attaccherò tutto quel gruppo qui, immagino. Esattamente come lo attacco? Potrei prima rompergli le scatole qui, così da andare a fare tutta quella roba qui, tipo creare un muro, un approccio del genere. Questo taglio non mi sembra neanche male in realtà. Però questo Atari è meglio, mi mette molto più. Facciamo così, poi stendiamo e esattamente lui cosa fa? Proviamoci. Ok. Ora devo rompere i coglioni qua. C'è ancora tutta quella parte qui, eh. Posso dare questo Atari. Mi connette. Oppure facciamo l'approccio semplice qui. Facciamo l'approccio qui. Dobbiamo andare a togliere un po' di punti. Punti.
tanti punti suoi. Tanti tanti punti. Ok, base. E poi forse possiamo fare Sansan. Vabbè, questo è un Atari come un altro. Ok. Possiamo andare in qua. Ci sono modi in cui posso separarmi da queste? Così, così. Boh, questa mi sembra forte. Poi io taglio. Ma no, questa è sempre quella giusta. Secondo me non ha futuro la sua idea di tagliare queste da queste. Riesco sempre a connetterle.
Mi è ventato un sacco di territorio comunque. Ok. Possiamo approcciare alto qui, approcciare basso, approcciare basso ci dà un sacco di territorio, oppure possiamo continuare questa, con quest'idea. Questa mi sembra molto buona. Va verso il centro, ci attiva la scala, perché adesso noi possiamo giocare di 12. Speriamo ce la faccia giocare. E se non ci fa giocare di 12, vedremo. Ok, aspetta. A me questo Atari piacerebbe darlo, giusto per. Poi 10 e 11. L'alternativa è chiuderlo ancora di più. O approcciare e andare a prenderci il territorio. Che è l'alternativa. Prenderci tutto quel territorio qui, poi invadiamo qui. This is the idea. Oppure prima invadiamo qui. Anche dai. No, ma voglio prima contenere quel territorio qui. Aspetta, ma davvero non c'è una combinazione qui? Zigaje. C'è, ce l'abbiamo. Il doppio Atari.
Dura, 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 partita dura. Fatto tutta una roba strana. Se riusciamo a
Quindi lui è a capo. Due libertà. Due libertà. Io posso minacciare il doppio Atari così? Giusto. Che guadagno una libertà. Minaccio questo doppio Atari con M4. Se lui para, faccio P2 e attacco questo gruppo, queste due pietre. Ok, qua lui preme, come è giusto che sia. Ok, dovrebbe essere tutto sotto controllo. L'unica cosa, se lui fa G3, probabilmente G2 ci mette nei cazzi amari. Adesso vediamo. Perché K2 non funziona, dato che connetto mettendo in Atari. J2 idem. Adesso appena abbiamo il sente, andiamo a catturare queste due pietre, così togliamo finalmente questo problema. Poi anche L12 va fatta prima o poi, va fatto un po', c'è un bel po' di cose da fare. Ok, qui va a toglierci una libertà, ma per noi non è un problema. Andiamo a fare questa. Ok, adesso è tutto connesso. Ok, questa non fa tanti punti, quindi direi che va bene così. Qua possiamo dare questo Atari magico. Così usciamo anche.
Ok. Qui possiamo continuare così, direi. Stare un po' più alti. Tanto è veramente indifferente. Possiamo fare Atari, connette, Atari, no, qui non voglio fargli fare territorio qua, quindi qua bisogna espandersi in qualche modo. Espansione, espansione. Anche questa non è male. Questa anche. Questa forse dà più fastidio a lui. Non so, però anche questa è buona, eh. Ci risolve un sacco di problemi. Mi dà questo Atari, non facciamo brutta forma, no. Facciamo questo che è meglio, no? Anche questa non è male. Questa forse è molto meglio, ha bisogno del pip. Minacciamo robe. Ma io mi sa che farò questa. Proviamo a uscire? Gli giochiamo in testa? Se noi gli giocassimo in testa, poi possiamo fare Atari, Atari. Una volta giocata questa, no? Ok, non è male questa. Ora, mentre lui pensa, noi contiamo un attimo. Fa questa lui. E se io taglio? E se io taglio qua? Ok, dopo ci faccio doppio Atari.
Quindi taglio. Lui gioca G7. Io taglio qui. Vai, dovrebbe funzionare. Se mi magna questa. È un problema. Nine, nine, non funziona così. Funziona che io ti do Atari qui. E tu connetti. E poi io ti do doppio Atari. Tu mangi, io mangio. Però secondo me me la faccio mangiare. E vado a rompergli le scatole tipo qua.
Ok. Ora, a me basta estendere, no? In modo che non mi tagli, perché secondo me ho più territorio io. Bene, bene, bene. Contiamo, oh, non ho voglia di contare e non ho tempo. Ok. Adesso riduciamo tutto il riducibile. Possiamo giocare questo, immagino. L'attachment. Oddio, la tari qua. Vabbè, non è un problema. Tanto lui qui deve difendere. No, non funziona così. Ok, funziona così. Ok, qua questo Atari a me sembra grosso. Anche questo Atari a me sembra grosso. Tra l'altro questo Atari finisce in sente, quindi direi che lo farò. Questo finisce sicuramente in sente.
Mi sembra tutto molto difficile. Ho 3 minuti sull'orologio. Deve mangiare un piotto forzata. Questa forse è più forte. Però mangiare un piotto no. Rispondo una volta, lui chiude e io faccio piatto.
Difficile, difficile. Molto difficile. Spero mi lasci la cattura in D12. Ok. Io posso... Potrei farla quella in realtà. Sì che la faccio. Sono un cretino. L'ho convinto di un'altra cosa. Sono un cretino. Ora andiamo a finire i territori. Andiamo a finire tutti questi territori. Vedi qualcosa, Stefano? Ok, va bene. Ci inventiamo ancora qualcosa, non preoccuparti. Ok, a questa non so se rispondo. Perché vorrei fare tipo questa. Che questa non è male, cazzo.
Siamo Dijuan. Se entra di mano non ci toglie troppi punti, eh. Facciamo questo Atari. Minchia. Spero di aver vinto. Sinceramente non ne sono molto sicuro. Non ne sono per nulla sicuro. Che cazzo vuole fare questo? Secondo me ho sempre due occhi qui. Solo questi sono due occhi. Ok, quelli sono due occhi, va bene.
Questa è obbligatoria? No, non è per niente obbligatoria. Ciao Schiva! Cosa ci inventiamo? Questo è un auto Atari. Ok. Ergo, io adesso che cazzo faccio? Faccio questa, poi collego. Non ho proprio idea di chi stia vincendo. Passiamo, c'è da chiudere. C'è ancora da chiudere qualcosina. Questo. Minaccia, minaccia, minaccia. Minaccia, questa è una minaccia.
Dai, quante minacce può avere ancora lui? Questa è una minaccia. Siamo pure. Grazie, Soter 97 della partita. Alla fine abbiamo vinto di 102 punti. Incredibile. 102 punti e 64, di 60 punti. Ottimo. Sono contento. Cazzarola, guarda qua. Che continuo ribaltamento. Qui dovevo giocare qualcosa. La mettiamo subito su Zbaduk perché c'è una mossa avrei dovuto fare. E che ho fatto tardissimo. Dopo il tardo tira. Adesso vediamo cosa ci dice il computer. No, adesso bisogna richiedere login. Vabbè, va bene così. E qua? Che giga errore ho fatto? Grazie mille di aver seguito la partita. Adesso termino la live e ci vediamo domani con Slay the Spire. Oppure stanotte se non dormo. Però in diretta. A dopo, ciao!